Il Dipartimento di Meccanica è uno dei 12 dipartimenti dell'Ateneo e afferiscono al Dipartimento circa 100 tra professori e ricercatori a tempo indeterminato e determinato. La ricerca però è portata avanti da oltre 150 dottori di ricerca e assegnisti. Colgo l'occasione per darvi anche qualche dato macro. Si iscrivono al corso di studi di ingegneria meccanica oltre 500 matricole all'anno, con un tasso di selezione che è oltre 2 volte. Più che darvi dati sui laureati, vorrei darvi dati sull'occupazione, che è in qualche maniera una dimostrazione di come il mondo del lavoro ancora apprezza il laureato in ingegneria meccanica, che registra un tasso di occupazione un anno di oltre il 98%. Per quanto riguarda la ricerca, voi sapete che il Politecnico di Milano è la 24esima università tecnica al mondo, è un dato uscito sul ranking QS, che è il ranking di riferimento per le università tecniche, è un dato importante, la prima volta che un'università italiana entra nelle prime 25 posizioni. Ecco, il Dipartimento di Meccanica, per l'area che gli compete, ricopre la medesima posizione. Dipartimento di Meccanica sono presenti tutte quelle competenze che vanno dai materiali, dalla progettazione alla realizzazione di un componente meccanico, di un sistema meccanico, di un manifatto. E operiamo in tutti quegli ambiti che in qualche maniera necessitano un intervento dell'ingegneria meccanica, quindi vuol dire dai trasporti, l'energia, il monitoraggio strutturale, il manifatturiero, l'ingegneria del vento e l'innovazione prodotto. Giusto per citare però alcuni ambiti di frontiere. Beh, sui materiali bisogna pensare a quelli che sono un po' sistemi multimateriali da un lato e dall'altro i materiali smart, cioè già dotati di un'intelligenza propria, quindi che hanno capacità di monitoraggio di se stesso, di diagnostica, di autodiagnostica e di autoriparazione. Sul tema delle tecnologie cito soltanto, qui siamo nel laboratorio, alle mie spalle vedete il laboratorio che si occupa di tecnologie innovative, pensiamo al taglio ad acqua, pensiamo a tutte le tecniche laser, ma direi che oggi possiamo citare quelle che sono le tecnologie additive come un po' la sfida. Anche qui la stampante 3D riveste, ormai ne sentiamo parlare in diverse occasioni, noi ci occupiamo però di frontiere e quindi di stampanti 3D metalliche, quindi con materiali metallici. Forse l'ultimo campo che potrei citare sono quello dei veicoli, e allora lì tutto il mondo dei nuovi veicoli elettrici o ibridi, su cui c'è diverse esperienze che stiamo facendo, e dall'altra parte, giusto per un'ultima attività di ricerca che stiamo completando, il nuovo treno ad alta velocità che sta sfiorando i 400 km all'ora. Il Dipartimento di Meccanica ha ogni anno circa 10 milioni di euro di collaborazioni con le aziende e per le aziende. Cosa vuol dire con e per? Che possiamo attivare contratti di consulenza o contratti di ricerca per le aziende. I primi sono su temi più specifici, quindi quando in qualche maniera ci sentiamo di garantire un risultato a livello professionale in termini di tempi e certezza del risultato. La ricerca, come tutte le attività, ha delle aleatorietà e quindi spesso sono più sfidanti e più di medio termine, ma anche con le aziende, nel senso che spesso con i nostri partner aziendali costruiamo partenariati per partecipare a bandi di finanziamento agevolato, regionale, nazionale ed europeo insieme. Tutte le direttive, per esempio, degli ultimi Horizon 2020 prediligono attività di ricerca con le aziende all'interno del partenariato. Fattore distintivo della nostra attività è l'utilizzo dei laboratori, nel senso che riteniamo, e questo direi tutte le competenze che ci sono all'interno del Dipartimento, ritengono che si debba arrivare con l'attività di ricerca a una verifica sperimentale, perché poi deve essere valorizzata e deve dare valore aggiunto al nostro partner aziendale. E quindi i laboratori sono un elemento fondamentale dove testare le proprie idee, le proprie metodologie e le proprie innovazioni.